mediante una telecamera di rilevamento della velocità nella parte anteriore del veicolo. Il sistema di frenata di emergenza attiva determina la distanza tra il proprio veicolo e il veicolo nella stessa corsia davanti o in avvicinamento a un incrocio dalla direzione opposta e avvisa in presenza di rischio d'urto. Il sistema è anche in grado di assumere il controllo e inserire il freno per evitare o limitare i danni di un potenziale urto. Ricordare che il sistema di frenata di emergenza attiva rileva i veicoli in movimento davanti quando si guida, a una velocità compresa tra 7 e 170 km orari. Di contro, i veicoli fermi vengono rilevati quando si guida a una velocità compresa tra 7 e 80 km orari. Infine, quando ci si trova in un incrocio, i veicoli che viaggiano in direzione opposta a una velocità compresa tra 30 e 55 km orari vengono rilevati quando si guida a una velocità tra 7 e 25 km orari e l'indicatore di direzione è acceso. Se viene rilevato un rischio d'urto, questa spia rossa si illumina sul quadro della strumentazione, accompagnata da un segnale acustico. Se si sceglie di frenare e il sistema rileva che il rischio di collisione è ancora presente, la forza frenante sarà aumentata dal sistema. Se nonostante l'avviso acustico e visivo non si frena o non si esegue una manovra evasiva, viene attivata la frenata di emergenza attiva e il veicolo frena fino all'arresto completo, se necessario. Se il pericolo è imminente, l'avviso acustico e la frenata d'emergenza possono essere attivati simultaneamente. Nel caso di un arresto completo, il sistema smette di applicare i freni. Per tenere il veicolo fermo è necessario premere il pedale del freno. Tuttavia, il conducente può interrompere la frenata in qualsiasi momento premendo velocemente il pedale dell'acceleratore o girando rapidamente il volante come per eseguire una manovra evasiva. Per garantire la sicurezza, il sistema di frenata di emergenza attivo si attiva automaticamente ogni volta che il veicolo viene avviato. Tuttavia, se si desidera disattivare il sistema, selezionare il menu Impostazioni veicolo sullo schermo multimediale, quindi Assistenza alla guida, Frenata attiva, infine scegliere On oppure Off. Se il veicolo non è dotato di uno schermo multimediale, innanzitutto arrestarlo completamente, quindi premere questo contattore per accedere al menu Veicolo. Premere ripetutamente il comando in alto o in basso per passare al menu Impostazioni. Quindi OK per confermare. Infine selezionare Sistemi di assistenza alla guida. Premere OK per confermare. Completare la stessa procedura per accedere alla funzione frenata attiva e confermare di nuovo. Premere OK un'altra volta per attivare o disattivare la funzionalità. L'indicatore arancione si illumina sul quadro della strumentazione quando il sistema viene disattivato. Assicurarsi di effettuare la manutenzione e la pulizia della telecamera per il rilevamento della velocità in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema di frenata di emergenza attiva. Ricordare che il sistema non risponde in maniera efficiente nelle curve o con gli utenti della strada più piccoli, come motociclette o biciclette. Infine, ricordare che in determinate condizioni, ad esempio in caso di condizioni meteorologiche avverse, come neve, grandine o ghiaccio, il sistema di frenata di emergenza attiva può essere temporaneamente non disponibile. Se si verifica questa situazione, sul quadro della strumentazione viene visualizzato un indicatore arancione. Se si accende anche questa spia, il sistema di frenata di emergenza attiva ha rilevato un guasto. Contattare una concessionaria per risolvere il problema. Va sottolineato che questa funzionalità è un ulteriore sistema di assistenza alla guida e non deve sostituire la vigilanza da parte del conducente. Prestare sempre attenzione alle aree circostanti.